Da 56 anni a questa parte, solo il Covid era riuscito a fermare la sagra della Crespella a Veroli, nella frazione di Santa Francesca. Un evento fatto di tradizione e di narrazione di un passato che è sì lontano, ma è vivo e deve continuare a vivere nella quotidianità. Per fare ciò, l'associazione Amici Sagra della Crespella ogni anno mette in campo impegno e passione per un evento atteso anche dagli altri comuni del circondario. Ad oggi l'associazione porta avanti questa, diciamo, manifestazione bella, tipica, tradizionale, che rievoca momenti della tradizione contadina e artigianale del territorio. Una giornata dedicata soprattutto alle nuove generazioni, perché la certezza è una. Soltanto attraverso la conoscenza del nostro patrimonio culturale, delle nostre radici storiche, si possa di fatto salvaguardare e tutelare tutto quello che oggi vedremo in questa manifestazione. Non solo crespelle, ma anche carri che raccontano le tradizioni. Tre i protagonisti di quest'anno: Doccio Pane e Caccosa, un po' di pane con panatico, del gruppo Amici di Santa Francesca, Pessa Susia che lo paesano, per essere così a quello paesano, dedicato al pane, Chita e la Pollera Spara, del gruppo Bifolk, dedicato alla ricerca della polvere nera, in passato per i lavori pesanti. E poi anche il ricordo di chi, come Pierluigi Renzi, per anni si è speso per questo evento e che ha lasciato questa terra troppo presto, poche settimane fa, nel pieno dei preparativi per l'organizzazione. Cultura e tradizione fanno il paio negli intendimenti dell'amministrazione comunale. Il lavoro straordinario di queste persone che tramandano delle esperienze particolari che testimoniano quella che è il valore della nostra terra, le nostre tradizioni, i nostri valori, e questo è l'aspetto che colpisce. Noi continuiamo ad investire sulla cultura e queste sono le iniziative che ci danno la forza per andare avanti su queste tematiche. Appunto, Veroli è ricca di storia, di tradizioni, e oggi questa ne è la prova. Sì, ma come nasce e come si realizza una crespella? Ce lo dice l'esperta. La crespella nasce come l'avanzo del quando si faceva il pane, si avanzava un po' di pasta, si friggeva a forma di ciambella e si metteva un po' di zucchero, quando lo si aveva ovviamente. Poi nel corso degli anni la ricetta è stata un po' più elaborata, quindi è stato aggiunto un po' di latte, un po' di uova e soprattutto le massaie in casa mettono anche le patate, mettono l'uvetta, poi ognuno a casa la fa come meglio preferisce.